un momento bello, strano, perché c'è gente che dice giocano male, però la miglior difesa del campionato. Io ti vorrei chiedere come vivete voi questo periodo, perché comunque la squadra fino a ieri sera era prima in classifica, e comunque a 2 punti siete tutte lì. La difesa la migliore del campionato, pur con dei giocatori che l'anno scorso erano sotto le critiche perché è stata una delle peggiori difese del campionato. Queste due cose come... Noi viviamo giornata dopo giornata, il nostro obiettivo finale è quello più importante, tutti sappiamo quale sia, però il fatto che siamo alti in classifica vuol dire che siamo nella strada giusta, sicuramente sempre c'è qualcosa da migliorare, la classifica è corta come si sa, però allo stesso tempo non abbiamo mai avuto la continuità di lavoro per il fatto dei nazionali, il giocatore va via, torna, cambio di formazione sempre per questi motivi, lavoro, la continuità di lavoro non abbiamo mai riuscito a averla, e nonostante tutto questo stiamo giocando le nostre carte nella migliore maniera possibile. Vediamo giornata dopo giornata e alla fine dirò se è bello o meno. Quindi alla luce di tutte queste considerazioni c'è anche l'idea che quando la settimana sarà tipo senza troppi vai e vieni i valori di questa squadra possono ancora aumentare? Sicuramente dà la possibilità allo staff e ai giocatori di avere, stare sempre insieme, lavorare. Sicuramente questo è un fattore positivo, certo, ma è un alibi, perché poi quando sono stati chiamati in causa tutti hanno giocato, praticamente tutti i giocatori hanno fatto sempre bene e hanno ottenuto sempre un certo livello, e questo è importante. I giocatori che sono usati sono stati chiamati in casa, hanno fatto trovarsi pronto, questo è un punto positivo della squadra. E adesso abbiamo una partita importante, una settimana piena e proviamo a continuare su questa strada e migliorare partita con partita. La Rosa è quella. Sì, ciao, c'è una classifica molto corta, tanti sessori e pochi punti, ti aspettavi un campionato così equilibrato, così livellato? Qual è la La Serie B è un campionato particolare, si sa che nessuno ci regala niente, deve conquistare o guadagnare ogni partita, così è stato. Guardando le altre squadre, guardo sempre la mia, però guardando un po' intorno si vede che non c'è favorito, ognuno può vincere con ognuno e c'è da lavorare, pedalare tutta la settimana, tutte le partite, però siamo contenti di ancora non aver perso e migliorando qualcosina abbiamo anche un'ora di soddisfazione ancora maggiore. Giardina? Ciao Tiago, innanzitutto complimenti per aver conquistato il mondiale con la Polonia. Ti volevo chiedere la possibilità nelle prossime due partite, essendo amichevoli, di non andare in nazionale, dato che la società sta cercando di trattare con le varie federazioni. Tu come la accoglieresti? Vuoi giocarti ancora le tue carte sapendo di avere la possibilità di andare al mondiale? Oppure saresti d'accordo con la società a dire ok, per queste due partite magari resto a Palermo? È sempre molto delicato il discorso nazionale, club. Io la cosa migliore sarebbe un calendario che ti permettesse di non perdere le partite nella sua squadra, però allo stesso tempo so dell'importanza del mondiale vicino, inutile dire che quanto sia importante essere presente con la nazionale. Poi con il discorso che va parlato, gestito, ognuno c'è il suo interesse, il suo modo di fare, e possono sempre parlare, però dato sempre la massima disponibilità quando sono stato qua e così sarà fino alla fine. Elia? Ciao Giallo, tutti parlano di questi tre ragazzi polacchi che sono arrivati in estate. Ti chiedo qual è secondo te il segreto che li ha portati a inserirsi così facilmente a Palermo e onestamente quale dei tre ti ha sorpreso di più? Tutti e tre hanno i suoi meriti, meriti tutto loro, perché
ho trovato l'ambiente giusto e allo stesso tempo ho avuto la disponibilità, la voglia, la umiltà di lavorare zitto e provare a adattarsi più velocemente possibile, sia con la lingua sia con i nuovi compagni, e merito tutto loro. E ognuno prova a fare il suo meglio, noi che siamo già da più tempo, quello che possiamo aiutare aiutiamo, come sono stato aiutato in altri parti dove sono andati, c'erano altri connazionali. Però di uno che mi ha sorpreso di più, non so dire, sono tutti tre ragazzi con gran qualità e spero continuino a crescere. Ravicini? Sì, il Palermo ha la miglior difesa del campionato di Serie B rispetto alla scorsa stagione, cioè insomma si vede un reparto che è più compatto e coeso. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione quando insomma il Palermo subiva diversi gol, anche se sono cambiati alcuni interpreti naturalmente? È cambiato veramente in difesa, in centrale ha cambiato tanto. Non avremo una settimana per non subire gol, per migliorare, è un merito pure di tutta la squadra, del primo attaccante che inizia la marcatura in fase di non possesso, di tutta la squadra. Poi siamo in Serie B, l'anno scorso eravamo in Serie A, sicuramente è diverso. Però è una grande cosa, speriamo che continuiamo così, migliorare sempre la difesa, se sa, un campionato lungo e duro come la Serie B è molto importante. Senti, mi parli della serenità di lavorare con una continuità nella gestione tecnica, ovvero quest'anno non c'è pressione sull'allenatore, non c'è il rischio dell'esonero, è una sensazione quasi nuova per te a Palermo. Sì, è vero, negli ultimi tempi ho cambiato spesso allenatore per diversi motivi, non tocca a me giudicare il perché o no, ma sicuramente la continuità di lavoro permette prendere una linea di lavoro, pochi cambiamenti, sicuramente è positivo per la squadra. Altre domande? La Rosa e Pesetti. Quando la pari finora è un punto molto importante, non solo dal punto di vista della classifica, ma del morale, dell'autostima e anche della consapevolezza dei vostri membri, no? Sì, si sa che è un terreno molto difficile, le squadre trovano molte difficoltà a giocare contro loro, sono da tanti anni che hanno la stessa squadra praticamente. E giocando in casa sapevamo delle difficoltà, secondo me siamo stati bravi a concedere poco o nulla e creare anche qualche situazione da noi. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, però prendiamo questo punto con vita. Giardino? Invece contro il Novara, che partita ti aspetti, che squadra ti aspetti e soprattutto pintate quantomeno a ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese ormai? Sì. Partite adesso dobbiamo pareggiare, adesso proviamo, come dico, settimana piena di lavoro, proviamo una partita davanti ai nostri tifosi, giocando in casa, speriamo provare questa vittoria che manca da un po', faremo di tutto per trovarsi pronto. Questa è sicuramente una partita difficile, provare le ultime partite ha dimostrato il suo valore in crescita, però speriamo, guardiamo a noi e speriamo di farlo. Altre domande? Una cosa proprio legata al discorso nazionale che dicevamo prima, è stato all'inizio di questa stagione un argomento di discussione con la società la possibilità, in casi anche come questi amichevoli che ci saranno, di avere continuità anche lì, che già hai spiegato quanto è delicato il discorso. Però se è mai stato un argomento di discussione, se avevi paura magari di non continuare a giocare in nazionale in Serie B? Sì, il fatto di giocare in nazionale c'è una concorrenza, sono dei giocatori che giocano in grandi squadre, in grandi campionati, però il mio caso particolare, io sono a Palermo, ero già alla nazionale da 3-4 anni, mi conoscono bene, sicuramente facendo un campionato di alto livello qua, parlando pure con lo staff di una nazionale, non ci sarebbe problema mantenere un certo livello. E poi la società ha fatto di tutto per il possibile, per questa questione dell'andare di là delle partite, però non tocca a noi a decidere, il meglio sarebbe trovare una soluzione tra le federazioni, però così non
mai stato e dobbiamo gestire da la situazione come è adesso. Grazie.